Ciao ragazzi, allora da un po' che non facevo neanche un video con colazione con Piros. Stamattina non sapevo se farlo in diretta oppure di registrarlo, però ho detto dai facciamolo registrato e lo carichiamo su YouTube. Voi come state? Tutto bene? Come sta andando questa domenica? Come sta andando? Vi siete appena alzati? Io non ci sono ancora con la testa. Mi sto facendo come sempre colazione col mio caffè latte, con i miei biscotti e con la mia schiumetta del latte. Che ho un po' esagerato, devo dire la verità, però io adoro. Allora, cosa posso dirvi? Allora, la live di ieri pomeriggio che ho fatto sulla Yanchan è andata bene. Grazie a tutte le persone che hanno guardato quella live, che hanno commentato. Come sempre in ogni live ci deve essere qualche figlio di buona madre che deve entrare per rompere i cosiddetti coglioni, è una cosa che io odio, odio. Io cerco sempre di non farci caso, ma la mia pazienza è limitata, c'è un limite. Ecco, uno dei miei peggiori difetti è che non mi dovete fare incazzare di brutto, perché sennò veramente divento una bestia. Chi mi conosce sa come sono. Poi ieri sera stavo tranquillamente guardando la televisione, un mio iscritto, che non farò nome, mi ha raccontato con un vocale che c'è stato qualcuno in privato in YouTube che non era iscritto al suo canale quando lui ti ha fatto delle prove video a questo canale per vedere che era iscritto. A me queste cose come fanno già i coglioni? In primis, quello che ti viene a dire io non sono iscritto al tuo canale, come prima cosa deve aprire le iscrizioni, perché se non apre le iscrizioni non puoi vedere chi ti è iscritto. Secondo me è da aprire, sono da aprire iscrizione tanto di avere i messaggi. E non è la prima persona che sento che gli succede questa cosa. Secondo me, ragazzi, è solo una trovata per farsi pubblicità gratuita senza casini. Nel senso, dai, ho pochi iscritti, facciamo che mi faccio pubblicità anche se non la faccio. Cioè, pubblicità gratuita, che come faccio? Vado da tot canale, gli dico che non sono iscritto, lui è obbligato a fare un video di risposta e automaticamente io sono pubblicizzato. Così ne ha preso per il culo. Ne ha preso per il culo. Una cosa che io non mi azzardo più a fare. E per questo che non sponsorizzo neanche più nessuno. Se devo sponsorizzare proprio, solo quando mi fanno i tag, i video tag come il video tag dell'altro ieri che mi ha taggato il mondo della Nerita 92, che saluto. Ciao tesoro. Ma ragazzi, siate seri, siate veramente seri. Perché così non va bene. Ripeto, farsi fare pubblicità usando questa tecnica di no, ti sei iscritto al mio canale, a me non piace. A me non piace. Vi chiedo anche scusa che in queste settimane di video ne stanno uscendo veramente pochi. Proprio pochi, pochi, pochi. Ma sto lavorando un botto. Meglio che lavoro piuttosto che stare qua su YouTube e dire cazzate. Devo finire dei lavori urgentissimi prima di. Madonna, guardate quanto buono. Prima della fine di Natale, poi se ne parlerà per l'anno nuovo. Cosa volevo dire? Ah, ieri sera verso le 10, no, verso le 11 è uscito il
comunicato stampa nuovo di Lion Channel, andatelo a recuperare, se vi viene in mente metterò il link qui sotto, dove presenterà un po' la programmazione di dicembre in poi. Live solo ristorante continuerà anche per tutto il 2021. Le mie rubriche, l'oroscopo, i assaggi, le live, telegiornali ci saranno sempre. Poi dal 3 di dicembre inizierà sull'Essere Resplante la TikTok Competition e andate sul canale YouTube Lion Channel per vedere tutte le info. Sono veramente stanco stamattina, non ho dormito niente. E non vorrei neanche dilungarmi troppo con questo video per non annoiarvi. Però comunque oggi qua a Bergamo la giornata è abbastanza bella perché c'è un bel sole, ci sono meno 4 gradi, quindi macchine ghiacciate a go-go. Questo pomeriggio io, visto che resto a casa, devo preparare un video per una persona molto speciale, mia cara. Questo video lo vedrete giovedì sera a Live Sono le Sfrante. E niente, oggi giornata così. Ma avevo intenzione magari di fare un gameplay di qualche gioco, ma vediamo. Vediamo quanto tempo mi porta via il video, questo video. Ragazzi, io finisco di fare colazione, è meglio, vi auguro buona giornata e ci vediamo prestissimo con dei nuovi video, spero. Se riesco ne registro uno oggi, ma vediamo, tutto dipende dal tempo. Buona domenica!